Buonasera, bentrovati al TG per Sordi. Un uomo di 81 anni, scomparso da ieri sera, è stato trovato morto stamani nel torrente Ombrone, nel territorio di Poggio a Caiano, in provincia di Prato, dopo una notte di ricerche. A dare l'allarme era stata la nipote dell'uomo che, non vedendolo rientrare all'ora di cena, ieri sera aveva fatto scattare le ricerche. Sul posto, dalla mezzanotte, si sono recate le squadre dei vigili del fuoco con tre mezzi e anche unità cinofile e droni muniti di termocamere. Le ricerche hanno coinvolto anche carabinieri e polizia municipale di Poggio a Caiano, oltre a volontari della Misericordia. Le ricerche sono terminate intorno alle 11, quando dall'elicottero è stato avvistato il corpo che si trovava nel torrente Ombrone all'altezza di Comeana. A Pistoia riapre la CROSS, la centrale remota che, in coordinamento con la Protezione Civile Nazionale, si è occupata durante il lockdown della scorsa primavera del trasferimento di decine di pazienti dalla Lombardia in ospedali di altre regioni. Intanto a Vicofaro, sempre a Pistoia, la parrocchia di Don Biancalani, in cui ha sede il centro di accoglienza, dichiarata di fatto zona rossa per la presenza di due ospiti positivi al Covid-19, anche l'ospedale Pacini di San Marcello, sulla montagna pistoiese, ha subito la stessa sorte dopo che due pazienti e un operatore sono risultati positivi al coronavirus. L'ospedale è stato messo in sicurezza da ieri pomeriggio per proteggere le persone ricoverate e il personale. I due pazienti sono stati trasferiti all'ospedale San Jacopo di Pistoia in isolamento. Sorpresi a manomettere un bancomat a Capannori, in provincia di Lucca, per installare un dispositivo elettronico che gli avrebbe permesso di sbancare lo sportello automatico, prelevando tutti i soldi contenuti. Con l'accusa di tentato furto aggravato, i carabinieri hanno arrestato questa notte tre uomini dell'Est Europa, un 24enne ed un 40enne di nazionalità rumena ed un 36enne di nazionalità moldava. I tre stavano cercando di asportare contanti da un postamat, dopo aver praticato dei fori allo sportello ATM e sradicato i cavi di rete per collegarli a un dispositivo elettronico che avrebbe consentito di impartire comandi ed erogare velocemente tutto il denaro contenuto. Alla vista dell'auto civetta dei militari, i tre sono fuggiti a bordo di due auto con targhe straniere e successivamente a piedi, inseguiti dagli stessi carabinieri che li hanno raggiunti e arrestati. Nella successiva perquisizione personale, domiciliare e dei veicoli, i militari hanno rinvenuto 8.000 euro in banconote da 50 euro, un computer portatile e relativi dispositivi di collegamento allo sportello Bancomat. Ieri sera, tra il leader della Lega Matteo Salvini con parlamentari, consiglieri regionali e comunali della provincia di Firenze, insieme ai vertici del partito, si è svolto un incontro per pianificare, dopo le regionali, una più capillare presenza del Carroccio sul territorio toscano e programmare l'apertura di nuove sedi. Lo rende noto la Lega della Toscana. Siamo più forti e determinati di prima, ha detto Salvini, e ripartiremo con ancora più entusiasmo, sempre confrontandoci quotidianamente con i cittadini. Per il commissario della Lega Toscana, Daniele Belotti, è stato un appuntamento altamente significativo e propositivo,
che ha visto la fattiva partecipazione di tutti i presenti in numero contingentato viste le disposizioni anti-Covid. La Villa Medicea La Magia di Quarrata sarà protagonista della fiction L'ultima dei Medici, che andrà in onda a novembre su Sky Arte. La serie, realizzata da Fondazione Sistema Toscana e promossa dalla Regione Toscana con il contributo del Ministero per i beni e le attività culturali, è composta da 14 puntate di circa mezz'ora ciascuna, nelle quali saranno narrate in un interessante intreccio tra storia e presente le vicende della famiglia fiorentina che ha segnato lo sviluppo politico, sociale e artistico della Toscana e dell'intera Europa. Ad interpretare il ruolo della protagonista della serie, L'ultima dei Medici, appunto, è l'attrice Piera Degli Esposti. Sarà lei, nei panni della rappresentante della dinastia medicea Anna Maria Luisa, a raccontare in prima persona la storia della propria famiglia attraverso ricordi, aneddoti, episodi e passioni, in un viaggio non solo nel tempo ma anche nello spazio attraverso le 12 ville e i 2 giardini medicei attualmente esistenti e oggi dichiarati patrimonio mondiale UNESCO. Torna visibile in tutto il suo splendore, rinnovato dall'intervento di restauro che ha comportato anche una nuova illuminazione, la libreria Piccolomini nel Duomo di Siena. La biblioteca fu commissionata attorno al 1492 dal cardinale Francesco Tedeschini Piccolomini, arcivescovo di Siena, divenuto poi Papa Pio III. Per onorare la memoria dello zio materno, Enea Silvio Piccolomini, Papa Pio II, e conservare il ricco patrimonio librario che il pontefice ed umanista aveva raccolto. In occasione della 20ª settimana della lingua italiana nel mondo, in programma dal 19 al 25 ottobre verrà diffuso gratuitamente in formato elettronico il libro L'italiano tra parola e immagine, graffiti, illustrazioni, fumetti, edito dall'Accademia della Crusca e curato da Claudio Ciociola e Paolo D'Achille. La scelta del formato elettronico per questa pubblicazione, spiega una nota, è volta a dare la massima diffusione alla Settimana della Lingua Italiana, iniziativa ideata dall'Accademia della Crusca e organizzata dal Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale. Chiudiamo con le previsioni meteo, domani sereno o poco nuvoloso con qualche nube in più nel pomeriggio, in particolare sui rilievi. Locali banchi di nebbia nei fondovalle e nelle pianure nelle prime ore del mattino. Venti deboli variabili, mari poco mossi, temperature in calo le minime, stazionarie le massime. È tutto, grazie per averci seguito, arrivederci a domani.